Benvenuti, legionari. Oggi parleremo della colonna aureliana. In seguito vi porterò anche altri video su questi argomenti, come la scoperta di altre colonne o obelischi presenti nella capitale di Roma. Ma nel frattempo godiamoci questo video. La colonna aureliana venne edificata al centro dell'omonima piazza a Roma tra il 180 d.C., anno della morte dell'imperatore, ed il 193 d.C. Dobbiamo precisare che fu spostata dal suo luogo d'origine, ovvero il tempio dedicato all'imperatore in questione, Marco Aurelio, nella zona ove oggi sorge il palazzo Wedekind. La colonna è formata da enormi rocchi di candido marmo di Carrara, sovrapposti l'uno sull'altro dal diametro di 3,70 metri ciascuno, arrivando a ben 30 metri d'altezza senza aggiungere la base. La colonna nel passato era stata erroneamente attribuita a Antonino Pio, il padre di Marco Aurelio, a causa del ritrovamento di frammenti posti nel medesimo luogo. Ovviamente, come per la colonna traiana, sono presenti rilievi a spirale che raccontano dal basso verso l'alto le gesta belliche dell'imperatore. E attenzione, srotolata supererebbe i 110 metri di lunghezza. Tra il 172 e il 175, Marco Aurelio si impegnò in due campagne militari distinte, sui Sarmati, i Quadi e i Marcomanni, popolazioni germaniche ungheresi. Il racconto inizia con l'attraversamento del Danubio, sopra un ponte di barche. Seguono scene di marce, di costruzioni di accampamenti, di battaglie, di assedi, di discorsi alle truppe. La storia però non è continuativa, ma rappresenta gli episodi più importanti della guerra. Le immagini sono rappresentate sommariamente, rese vive, però, attraverso un gesto, una smorfia. Marco Aurelio viene sempre rappresentato frontalmente, come una figura divinizzata, e compare ben 39 volte. Ma, al contrario di Traiano, non combatte e non impugna la spada. Lo stile è decisamente plebeo, ovvero popolare, soppiantando così lo stile aulico o classico. Il restauro venne eseguito per volontà di Papa Sisto V nel 1589 da Domenico Fontana. E in questa occasione, al posto dell'originaria statua bronzia di Marco Aurelio, fu collocata sulla sommità quella di San Paolo. La restaurazione venne eseguita utilizzando i marmi ricavati da ciò che restava del Settizonio, riusando le colonne del Ninfeo, innalzata dall'imperatore Settimio Severo, monumento che per l'occasione venne purtroppo totalmente distrutto. Andarono distrutti anche i fregi posti sul basamento della colonna, sostituendolo con un'iscrizione che, erroneamente, attribuisce la colonna ad Antonino. Sisto V, Pontefice Massimo, questa colonna coclide dedicata all'imperatore Antonino, miseramente deteriorata e rovinata, restituì alla forma originaria. Anno Domini 1589, nell'anno quarto del suo pontificato. Vi lascio infine, miei legionari, con qualche curiosità sulla colonna di Marco Aurelio. Non possiamo non parlare della scala a chiocciola interna di 190 gradini, illuminata da 56 feritoie e che conduce alla sommità. Inoltre, che fine abbia fatto la statua del saggio Marco Aurelio, nessuno ne parla. Secondo alcuni, era già stata fusa in epoche precedenti. Infine, nel Medioevo, la colonna era proprietà del convento di San Silvestro in Capite, che riscuoteva elemosine dai pellegrini che salivano fino in cima alla colonna. Bene, legionari, io ora finisco di visitare la colonna aureliana. Spero che il video vi sia piaciuto.